Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Signori, come potete vedere dallo schermo del mio Xiaomi Redmi 9, vi chiedete, ma dove l'hai cicciato fuori questo telefono? Ragazzi, l'ho comprato un po' di giorni fa per poter portarvi contenuti un po' più di qualità sui dispositivi Android, con i dispositivi Android, pardon. Signori, porca miseria, non vedevo l'ora che uscisse finalmente un titolo del nostro marsupiale preferito nato nel 96, giù di lì, con la PlayStation 1. Allora, quella che vedrete è una beta, appunto su Android. Se volete sapere come l'ho scaricata, vi farò un video a parte. È un metodo quasi semplice da scaricare anche un'altra applicazione, però se lo volete, ragazzi, vi prego, scrivetemelo qua sotto, vi dice come si installa, come si scarica, eccetera, e vi faccio il video a riguardo. Ragazzi, mamma mia, mamma mia. Allora, l'ho provato un pochettino ieri sera, proprio una roba rush, velocissima, eccetera. Come potete sentire, non si sente l'audio. Ragazzi, il problema è che essendo una beta, tra l'altro non tra virgolette ufficiale, nel senso no, appunto, non l'ho richiesta io agli sviluppatori, ma l'ho scaricata attraverso un altro sito, lascia il tempo che trova. È piuttosto acerba, poi ne parleremo durante la partita. Sarà una partita abbastanza veloce per andare a vedere le prime cose. Vi dico subito, ragazzi, questa sarà una serie, cioè assolutamente. In Italia pochissimi l'hanno portato e sul mio canale vi voglio portare la serie di Crash on the Run. Mamma mia, il design di Crash già mi piace un casino, ricorda quello di Crash Bandicoot 4 It's About Time, uscito il 2 ottobre, e misto un po' a Crash Bandicoot, la Remastered Insane Trilogy, uscita nel 2017-2000, tua madre, quel che l'è. È sviluppato, come avete visto dalla intro, dalla King, quella che ha cicciato fuori quelle porcherie di Candy Crush Saga, Soda, mica Soda, le robe con le streghe, palline, caramelle. Uno schifo assurdo. Poi finalmente si sono svegliati e hanno tirato fuori qualcosa di... Tra l'altro, parentesi, poi iniziamo. Se andate su YouTube e cercate Play and Side, una coppia sposata di youtuber simpaticissimi di Catania, che saluto, ciao Play and Side, loro l'hanno fatto anni fa, tipo Fatto i male, ma giochi cloni di fallisco, Crash perché devi andare. Bandicoot, perché ai Oddio, tempi non c'erano i ma giochi di sono Crash uscite Bandicoot le scritte per il su tutorial, dispositivi ma che mobili. In realtà c'entra? sì, era uscito Crash Nitro Kart 3D Mobile e quant'altro. Carino, io l'avevo provato ai tempi sul mio iPhone 5, però poi l'avevano tolto, eccetera. Questa era in realtà più una curiosità, eccetera. Quindi adesso finalmente Play Inside può portare su mobile un gioco ufficiale di Crash Bandicoot. Chiusa parentesi, ragazzi, iniziamo. Come vedete in inglese è una beta della beta della beta. Coco Bandicoot Crash. Abbiamo scoperto uno delle formiche drone di Neocortex nella Turtle Woods. Ragazzi, la chiamo Turtle Woods perché nel secondo titolo, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, il primo livello era proprio Turtle Woods. Il siero del portale Nitro, non so come tradurlo onestamente in italiano, che ti ho dato, dovrebbe riuscire a riportarlo nella sua dimensione, perché poi capiremo. Trova la formica, mentre io guardo altri modi per dimensionali, diciamo, altre soluzioni. Stai attento, fratellone. Ragazzi, partiamo. Tap to run. Ok, quindi è un endless run. Tap to swim, sweep, non so, non ho letto. Allora, qui ci muoviamo. Se andiamo contro il muro non succede fortunatamente nulla, anche perché alla fine noi non siamo inseguiti da qualcuno, come per esempio era Temple Run e Temple Run 2. Abbiamo Aku Aku, grandissimo. E quindi è ovvio di cosa che... Attenzione, la tartaruga con le seghe circolari sulle spalle. C. Ragazzi, mi dispiace per l'audio, purtroppo sugli Android è sempre così... L'ho scoperto da poco, sta roba, che comunque è un po' una rottura di balle, che se il gioco non è ufficiale magari non ti registra lo schermo. Poi magari sono io impedito. Se sono io impedito, ditemelo, ragazzi. Oh, se è impedito, guarda che poi trovare una soluzione. Avevo provato anche a scaricare. Ragazzi, comunque la grafica è stupenda, cioè per essere una beta che comunque devono ancora aggiustarla, ragazzi, è bellissima. Ti immerge proprio nelle atmosfere che ci hanno abituato la Insane Trilogy, e per i fortunati che già ce l'hanno, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Cioè, ragazzi, sono quelli. Un bel 3D, bello cartunoso, ti immerge, ste foglie che cadono, i funghi. Attenzione,
Attenzione, quello è la formica drone. Lancio di siero. Allora, ok, quick time, perfetto, grandissimo. E l'abbiamo spedita nella sua direzione. Madonna, ragazzi, mamma mia, era una vita che sognavo un gioco così. Cioè, non proprio così, ma comunque è già qualcosa, è già qualcosa. Mamma mia, già anni fa era uscito Mario. Ok, dobbiamo ritornare nella base. Era uscito Mario Run, Super Mario Run, carino, eccetera. E finalmente è uscito anche qualcosa del brand di Crash Bandicoot. Probabilmente avete visto un video di fantoma della telecamera. Ok, dottor Neo Cortex ha rubato le gemme del potere per aprire i portali. Si ha mandato a destra manca i suoi scagnozzi mutogeni, il Coco ha scoperto il piano di Cortex e ha creato diverse armi contro i portali, diciamola così. Qua abbiamo Dingodai, così Crash può rimandare indietro le creature nella loro dimensione. Molto bene, signori. Mamma mia. Poi, allora, secondo me, comunque, da quando la Activision ha ripreso in mano il brand di Crash Bandicoot, cicciandomi fuori, Crash Insane Trilogy, CTR Nitro Fueled, e adesso il Sabaton, più questo qua che è stato presentato a luglio di quest'anno. E secondo me faranno finalmente, riporteranno veramente alle stelle il brand di Bandicoot. Allora, ragazzi, facciamo ancora qualche minutino per vedere anche la nostra area, diciamo la nostra base. E quindi potremmo, scusatemi, probabilmente andare a modificare un po' di cosucce. Praticamente da quando Cortex ha aperto i portali e lì ha continuato ad attaccarci, la cosa migliore è andare praticamente al mio computer, vedere le missioni e quant'altro. Comunque dobbiamo iniziare a contrastare Cortex contro in questo caso gli scagnozzi di Scorporilla, che tra l'altro mi ricordo è il gorilla del secondo titolo. Sempre Cortex Strikes Back, andiamo a selezionare questo granchio. Abbiamo bisogno di un'altra pozioncina, quindi mi sa che dobbiamo andare a creare. Ok, quindi è un crea, bisogna aspettare. Vabbè, ragazzi, questo non è assolutamente un problema, anche perché 55 secondi sono pochi. Abbiamo bisogno di trovare qua a destra, come potete vedere, queste, come si chiamano? Queste chiamiamole gemmine, comunque il materiale per poter appunto creare queste pozioni, il siero dei portali. Chissà in italiano appunto come lo tradurranno. Crash, andiamo alla corsa dei collezionabili per ottenere diverse glow bark. Ok. Sarà corteccia glow, corteccia luminosa, credo che sia tradotto in italiano. Ok, quindi praticamente possiamo fare delle corse, quella che abbiamo fatto prima, Tattle Woods, Lost City, l'altra credo che sia Temple Ruin, dove appunto andare a collezionare tutti questi vari strumenti e spero che si possa fare per sempre sta cosa. Anche le musiche carine, carine. Ok, iniziamo a correre. Ok, abbiamo raccolto. Bene, fratellone, hai raccolto della corteccia luminosa. Io credo che sia corteccia anche perché dal disegno mi sembra una corteccia. Proprio l'ingrediente che stavamo cercando, distruggi altre casse per trovarne di più. Perfetto, andiamo a raccattare un po' di corteccia luminosa. Molto bene, ragazzi, ma è bellissimo. Poi un sacco di riferimenti, i pietroni che rotolano. Appunto le tartarughine che abbiamo visto prima. Qui probabilmente c'è un altro percorso da scoprire. Checkpoint. Aspetta, no, voglio stare qua sotto. Ecco il punto esclamativo per distruggere le nitros. Vabbè, le meduce, le frutti boompas. Boom. Oh, abbiamo fatto. Aspetta, voglio vedere se c'è anche la spanciata. Che sarà salto. Ok, sì, la spanciata confirmed. Carino. Poi spero che più avanti introducano altre casse, quelle iconiche, quindi la TNT anche, poi quelle d'acciaio, anche perché la panciata in teoria servirebbe a quella. Ma ragazzi, è una beta, ne abbiamo. Comunque in alto vedo le gemme, ne abbiamo una, abbiamo 10 cristalli che chissà cosa servono. In realtà le 10 gemme so cosa servono, servono per aprire dei percorsi, per potenziare, per creare delle nuove aree e altre cose. Il job, abbiamo colizzato un fungo, attenzione, qua ci droghiamo, la corteccia e 91 frutti Moonpass. Lì in alto a sinistra abbiamo i livelli, ragazzi, se pensate, ah ma posso collegare gli account Facebook, eccetera, ok, adesso non lo posso neanche far vedere. Ok, appena in tempo, il portale.
Ragazzi, ecco, vedete? Vedete che si è bloccato. È una beta. No, stavo dicendo, mette ricariche. Ah, non ho capito, ma sono handicappato io. Ah no, non si era bloccato. No, no, sono io handicappato. Ma che scemo che sono. Vabbè, già mi sono perso cosa dovevamo fare. Ragazzi, andiamo a battere il ganchione e poi ci salutiamo. Un video molto flash, molte cose, pochi tagli e quant'altro. Comunque, stupendo. E no, appunto, spero che introducano nuove casse. Ecco, volevo dire anche una cosa. No, in realtà già lo so. Allora, adesso appunto abbiamo Aku Aku che ci protegge. Non potete avere più di un Aku Aku, nel senso, cioè, se trovate un'altra scatola la prendete, eccetera. Ma non è come nei giochi che avete l'Aku Aku giallo e poi quello che ti dà l'invincibilità. È una cosa che devono ancora implementare. Sicuramente lo faranno. Anche perché io credo che i livelli siano piuttosto limitati. Non credo che. Cioè, puoi arrivare fino appunto a quelli che abbiamo visto per un attimo prima, Temple Ruin e Lost City. E tanto, mamma mia, in Cash 1 Lost City era un parto di quelli. Attenzione! Non ci distraiamo! Mamma mia, la tempistica è molto importante. Era un parto assurdo quel livello. E comunque ragazzi, allora io vi porterò appunto una serie di questo titolone, così almeno so. Aia, ecco, vedete, ho preso una trambata. Non so neanche come, onestamente. E vi porterò una serie. Ovviamente quando. Altra cosa. Una piccola parentesi. Ho fatto richiesta agli sviluppatori per avere la beta su iOS. Perché almeno su iOS riesco anche a sentire i suoni. Cioè, vi porto anche dei video abbastanza carini. Un po' più carini di questi. Però vabbè, per ora ragazzi, ci accontentiamo di questo ci teniamo. Mi metterò una colonna sonora di Crash Bandicoot, magari se riesco a trovare proprio quella del gioco, così almeno da non rendervelo noioso, ecco. Ecco, siamo morti come le merde. Altra cosa, allora vi porterò appunto, diciamo, la storia, quindi quando dobbiamo affrontare dei boss, se dobbiamo costruire delle cose. Ogni tanto magari qualche video, cioè magari in parte quel video specifico ci sarà un po' di farm, quindi andiamo a prendere degli oggetti, ma specialmente se abbiamo sbloccato delle nuove aree, allora lì sì. Mentre per tutto, cioè se devo invece raccogliere un sacco di strumenti, comunque farò giocherò per conto mio, invece per appunto raccogliere oggetti e quant'altro per poter appunto poi andare a costruire, personalizzare, mica personalizzare. Allora, qua abbiamo mega pallettoni di nitro, attenzione, il granchione. Ok, sgangete, perfetto, boom, e l'abbiamo spedito nella sua dimensione. E abbiamo sconfitto 3, 2, ok, un'altra gemma del potere, ne dovremmo avere due per ora. Ragazzi, vediamo qua e ci salutiamo. Ok, a parte che la registrazione si è interrotta, ma questo è un altro discorso. Abbiamo sbloccato il potenziamento per il baracchino che ci fa le ampolle di nitro ed è siero e la bomba siero. Ok, e siamo arrivati a livello 2. Abbiamo ricevuto 5 cristalli e 5-8 oggetti elettronici che servono, se non sbaglio, per potenziare e quant'altro. Ok, possiamo creare diverse armi per sconfiggere gli scagnozzi di Scorporilla. Ok, allora, innanzitutto direi andiamo a sbloccare uno slot. Facciamo un siero e io volevo fare anche una bombetta. Si può fare una bombetta? Oh no, ok, abbiamo bisogno un'altra gemma e questa andremo a vedere nel prossimo episodio. Ok, quindi i cristalli servono per diciamo la valuta speciale per subito per non aspettare. Ok, invece le gemme fanno parte della storia. Ok, strana un po' sta cosa, io avrei fatto il contrario onestamente, perché il cristallo è sempre stato l'icona di Crash Bandicoot dei primi titoli Nintendo. Ragazzi, cosa dire? Molto carino, devo dire, prime impressioni molto molto positive, coloratissimo. Vabbè, i personaggi però ne abbiamo due, ma sicuramente andremo a incontrare gli storici che abbiamo apprezzato, che abbiamo iniziato ad amare e quant'altro, tra cattivi e buoni. Ragazzi, non vedo l'ora di portarvi altri video. Posso dire soltanto questo, e se volete
che vi porti in installazione, fatemelo appunto sapere con un commento. Però vi consiglio, ragazzi, piuttosto aspettate, guardate i miei video che ci divertiamo insieme, ci facciamo due risate, due cose. Più che altro lo dico per voi, perché altrimenti dovreste, una volta che esce la versione ufficiale caricata da, scaricata da Play Store, vi bruciate tutti i salvataggi. E quello è il problema, e magari ti rompi le balle. Io lo posso fare perché dico, vabbè, lo faccio per il canale. E una volta che mi daranno la beta ufficiale, che quindi poi si aggiorna e quant'altro, li farò fino a dove ero arrivato per conto mio, poi il resto lo porto sul canale. Non lo so, ragazzi, io non ve lo consiglio per ora, tanto abbiamo raccolto cose. Quindi fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo Crash on the Run. Tra l'altro pensavo di aver acceso le luci, sono spente, quindi spero che si veda, c'è un poco sole. Lasciatemi like, condividete il video. Tra l'altro, piccola chicca, a breve uscirà un video con 10 curiosità su Crash Bandicoot 4 It's About of Time. Ragazzi, mi voglio cimentare anche sulle curiosità, visto che è molto fresco It's About of Time. Ne ho trovato 10 curiosità, ho guardato un botto di video. Stranieri, perché purtroppo sono povero e non mi posso permettere la PS4, non è vero, per ora non l'acquisto perché non mi interessa, però ho trovato diverse chicche online guardando anche bene i video di alcuni youtuber che seguo. Loro non l'hanno notato, io ho notato alcune chicche, quindi vi voglio portare questo video e speriamo che venga una cosa fica. Da Oli Pasquali mando un enorme saluto, un enorme abbraccio virtuale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, allora, ciao.